Grazie Presidente e grazie anche a tutti i consiglieri presenti in aula per poter presentare un progetto di legge proposto dal Movimento 5 Stelle su una delle tematiche che ci sta più a cuore e che è una tematica che abbiamo sollevato come primo gruppo in Regione Lombardia, perché per noi è importante che questa regione sia capofila per il Paese per l'introduzione del voto elettronico nelle consultazioni elettorali. Perché abbiamo fatto questa proposta alla maggioranza? Perché il voto elettronico, anche se molti non lo sanno, è un sistema adottato ormai da moltissimi paesi al mondo. Come è avvenuto in Commissione Affari Istituzionali, dove abbiamo esposto di aver chiesto appuntamenti in varie ambasciate di vari paesi per andare a verificare come avveniva la votazione elettronica, per esempio in Brasile, per esempio in India, che sono paesi con svariati milioni di abitanti e che già adottano da molti anni il voto elettronico. Il voto elettronico consente essenzialmente una maggiore economicità, una maggiore rapidità nello svolgimento delle consultazioni elettorali, è più sicuro e soprattutto, cosa che a noi sta molto a cuore, garantisce la maggiore partecipazione e condivisione da parte dei cittadini. È quindi uno strumento che, una volta instaurato dall'istituzione, consente di poter svolgere più consultazioni, proprio perché garantisce velocità ed economicità, non costituendo un carico. Per questo progetto di legge io vorrei ringraziare in particolare un mio collega, Dario Violi, che ha condotto la discussione in tutte le sue fasi in commissioni affari istituzionali. E passerei a introdurvi velocemente in cosa consiste. L'apertura alle nuove tecnologie, soprattutto in questo frangente della vita democratica del nostro Paese, è senz'altro un'esigenza ineludibile, non solo, come dicevo, per consentire un efficientamento delle consultazioni elettorali, rendendole così più economiche, rapide e sicure rispetto a quelle condotte con obsoleti sistemi cartacei, ma anche per ipotizzare un coinvolgimento sempre maggiore della popolazione nella gestione della res pubblica, al fine di restituire legittimazione a un sistema politico che soprattutto oggi è sempre più spesso percepito come autoreferenziale. L'introduzione del referendum consultivo informatizzato viene concretamente attuata attraverso una modifica della legge regionale 8 aprile 1983 numero 34. Il progetto di legge, dopo aver stabilito che il voto informatico deve garantire il rispetto dei principi sanciti per il diritto di voto dall'articolo 48 della Costituzione italiana e aver determinato le modalità di attuazione del referendum consultivo, assegna dunque alla Giunta regionale il compito di emanare un regolamento regionale che specifichi nel dettaglio le caratteristiche tecniche sul funzionamento del voto elettronico. Approvando quindi questo provvedimento, Regione Lombardia darà la possibilità ai cittadini residenti di usufruire di un sistema elettorale più moderno, economico ed efficiente, aprendo la strada a una progressiva diffusione del voto elettronico su tutto il territorio nazionale, nonché a consultazioni sempre più frequenti dell'intero corpo elettorale, tali da promuovere una maggiore partecipazione politica della popolazione, per converso scongiurando gli spettri di un astensionismo che minaccia la legittimazione stessa delle istituzioni democratiche del nostro Paese. Concludo
informandovi che all'interno della Commissione Affari Istituzionali sarebbe stato bello poterne fare una veloce dimostrazione oggi in aula del Consiglio regionale. Abbiamo fatto vedere come può avvenire in pochi secondi la votazione elettronica utilizzando un sistema già adottato dal Brasile. Il sistema elettorale automatizzato del Brasile, signori, è stato sviluppato dal Tribunale Supremo Elettorale con la collaborazione di vari colossi informatici ed è stato utilizzato, pensate, per la prima volta nel 1996, quindi non parliamo di qualche anno fa. È divenuto oggi l'unico sistema impiegato nel Paese. È un sistema di tipo remoto, che è quello, è il sistema che suggeriamo anche di adottare in via sperimentale a Regione Lombardia, registrando i voti espressi su una memoria magnetica connessa a un server centrale, a cui sono collegate varie postazioni di voto di ciascun seggio. I partiti politici hanno accesso al software alcune settimane prima delle votazioni e sino ad oggi non ci sono state segnalazioni neanche per quanto riguarda frodi elettroniche. È interessante sapere che il sistema di voto brasiliano, per esempio, gestisce anche l'identificazione dei votanti, verificando la legittimità dei loro documenti. Il Brasile ha affittato ad altri paesi le proprie macchine per alcune elezioni, per esempio Paraguay ed Ecuador, e ha annunciato l'interesse ad esportarle. Per cui non è l'introduzione di questo strumento telematico innovativo, non è un qualcosa del futuro, è presente, c'è già la possibilità di adottarlo in tempi rapidi. Noi chiediamo a quest'Aula e ai signori consiglieri regionali di convergere su questa tematica che, concludo, porterà un risparmio economico notevole nelle casse delle istituzioni, maggiore rapidità e consentirà ai cittadini lombardi di partecipare a ogni passaggio cruciale, decisionale delle istituzioni. Grazie.